parole si è superato, tre volte viva lui faccio. Io non vi voglio qui invitar, nel giorno del re natalizio io voglio insieme festeggiar. Che ha cantato, è il mio capo, niente po' di meno che l'ambasciatore Mirko Zeta. Ah, perché dimenticavo di avvertirvi, qui siamo a Parigi, all'ambasciata del Pontevedro in Francia. Il Pontevedro è il nostro piccolo stato che purtroppo attualmente rischia il fallimento. E allora noi cosa facciamo per passare il tempo? Organizziamo feste per futili motivi. Questa era per il compleanno di Sua Maestà, ma tranquilli perché anche se noi non abbiamo un soldo, lo facciamo a spese dei contribuenti. Dicono che ogni stato che sia mal governato fa altrettanto fallimento, ma va avanti con spese e spese. Vi ricorda qualche cosa? Ora, io sono qui, però non sono un personaggio qualsiasi, no, perché io, modestamente, sono niente po' di meno che il cancelliere dell'ambasciata pontevedrina a Parigi. Mi chiamo Niegus, Niegus Negatini, e detta così sembrerebbe anche una cosa bella, ma in realtà io ho tre problemi. Direte voi, solo tre? No, vabbè, anche tre, quelli più importanti. Il primo è che, visto che il nostro paese sta attraversando una tremenda crisi finanziaria, io sono 2 anni che non ricevo lo stipendio. No, oddio, forse esagero, sarei ingiusto. Sarà se no 1 anno e 11 mesi. Noi non siamo fortunati come da voi in Italia. E questo problema crea il mio secondo problema, che è la fame. Fame atavica, sempre fame. Io, come cancelliere, ho dovuto cancellare dalla mia vita personale 2 dei 3 pasti quotidiani. Ho lasciato il pranzo, così almeno spezzo la giornata, sì. E poi ho un terzo problema. Il terzo problema, questo qui, è di natura filosofica. Eh sì, perché io modestamente ho studiato per ricoprire il mio ruolo. Io non sono di quelli raccomandati dal ministro, da suo cugino. Era con me a scuola, sì, e mi ha raccomandato, però io ho un problema, ci tengo a fare bene il mio mestiere e come cancelliere non cancello mai niente. Allora, da zelante impiegato pontevedrino, sono andato a chiedere al mio superiore, niente po' di meno che l'ambasciatore Mirko Zeta, e lui ha semplicemente cancellato ogni tipo di appuntamento che avesse con me. Allora, un po' depresso e anche un po' affamato, sono andata a riflettere al sole, perché il sole rende meno smunti. Sì. E sono andata proprio vicino alla cancellata dell'ambasciata pontevedrina, sì, a riflettere su cancellazioni varie. E mentre ero lì che riflettevo, perché la fame aguzza l'ingegno, lo vedo, è lui, è l'uomo più importante, è Sua Maestà, non il re, il postino.
No, perché il postino porta via telegramma le notifiche del fatto che ci abbiano versato gli stipendi. E forse. Sì, il postino ha un telegramma per me e per me me lo manda niente po' di meno che il re in persona si scuserà per anni. Sì, è il mio stipendio. No. Non sono vecchi soldi. Questo è un nuovo incarico, nuovo lavoro, perché qui a Parigi c'è una gran dama, la femme, cherchez la femme, e io con la fame che ho, diciamo che sono esperto. Insomma, una gran dama che è anche una vedova, una ricchissima vedova, che ha depositati sulla banca Pontevedrina a Parigi, niente, po' di meno che 100 milioni di franchi. Guai se lei, che bella, frizzante, allegra, spumeggiante e ricca sfondata, dovesse sposare un parigino. Sì, perché i franchi prenderebbero il volo. Ciao Franco, ciao Franco. Invece no, Anna Glavari deve assolutamente sposare un connazionale. Però mi raccomando, l'ho detto giusto a voi 2:60. Acqua in bocca. Perché questa è una missione segretissima, segretissima. Bisogna trovare per incarico del re un connazionale adatto allo scopo. Visto la miseria qui, bisognerà puntare sulla bellezza. Io, sono bello, no? Grazie, grazie, l'ho pagata, per dirlo. L'ultimo centesimo che avevo in tasca, grazie signora. Però il problema mio è che io sono bello, ma di una bellezza abbagliante. Qualunque donna resta abbagliata e non si accorge della mia bellezza. No, no, ci vuole uno che sia un Latin lover conclamato. E io l'uomo che fa per noi. Il conte Danilo Danilovic, che chissà perché tutte quante perdono il cuore e anche qualcos'altro per lui. Ah, affascinante, non bello, ma affascinante, quello sì. Soltanto che tra i due c'era già stato del tenero. Eh sì, soltanto che il conte Danilo per anni è stato uno scapestrato. La sua massima era innamorarsi spesso, fidanzarsi qualche volta, sposarsi mai. Insomma, la questione tra lui e Anna Glavari non finì benissimo. Ma io metterò in piedi una trama per risolvere il problema. Sì, questa è una festa, no? È una festa, sbocciano amori. Ci si conosce, ci si rincontra. Ecco, vi farò rincontrare qui alla festa. Soltanto che mentre i due continuano a non essere arrivati alla festa, alla festa non ci sono soltanto due persone, se no sarebbe una festa mal riuscita. E destino vuole che proprio la moglie del nostro ambasciatore, la bella Valenciennes, venga corteggiata senza tregua da un signore non nobile, ma elegantissimo. Camillo de Roussillon, che la corteggia senza tregua, e anche lei non è indifferente alle sue lusinghe, sebbene ci tenga a puntualizzare il fatto che lei è una donna onesta. Non più per me la terra.
provo per voi vero amor, e invidio il mio ideal, e crea la moglie ideal. Nessuno può togliermi il diritto ad amarvi, nessuno può mi spiegare così che io pensando a te che non lo so si vivrò nell'illusione tutto del cielo noi Che meraviglia una donna così bella, giovane, onesta, ad averne e però adesso gli occhi non saranno che rivolti a una sola stella, perché sta arrivando lei, quella che tutti quanti vorrebbero per sé, la vedova più corteggiata di tutto il pianeta, e non solo per le sue doti, soprattutto per la sua dote bella, fresca, frizzante, adorabile. Sta arrivando lei, Anna Glavary. Allontanata sono dall'alta società, io non voglio cortesia.
Arrivata, tutti le stanno attaccati come delle cozze allo scoglio. Ma signori, un po' di spazio la fate svenire così, no? Qui deve intervenire il nostro campione. Che diamine, per la nostra cara patria, per il nostro caro re, per il mio caro stipendio. Insomma, io non chiedo tantissimo, basta che arrivi il nostro pescatore di perle, il nostro pescatore di squali, ma anche il nostro pescatore di arselle. Basta che arrivi lui, colui che può tenere alto l'onore del Ponte Vedro. Eccolo che arriva, il conte Danilo Danilovic. Assiduità, vuol farla ingelosire, ma che conveni, conte, dorme adesso, disgraziato! Addirittura, durante le balblè,
un ballo in cui sono le dame ad invitare i cavalieri a danzare, lei gli chiede: ballate, conte? E lui: grazie, signora, ma io non so ballare. Forse avrà i calli ai piedi, o avrà paura di acciaccarle il piedino, non lo so. Però una cosa il conte Danilo per tutti noi la fa: distrae tutti i pretendenti alla mano della signora Glavari, portando qui in ambasciata da Che Maxim delle bellissime signorine, attraenti, affascinanti, deliziose sirene. Bravissimo, direi. Una festa sprecata. Ma io ho deciso di non mollare. Per il mio caro paese, per il mio caro re, per il caro vita e basta, ho finito i soldi, io devo andare avanti, sì, e quindi organizzo un'altra festa. E questa volta magari la organizzo in stile pontevedrino, così almeno si mangia. I buffet delle feste alla francese hanno due noccioline, due olivine, invece no, i buffet pontevedrini sono fatti di bistecconi. Lì si mangia, sì sì. Io organizzo un'altra festa e vedo di far convolare i due piccioncini. Diciamo che almeno mi sfamo, trinco pure un po' e piano piano la festa prende piede. Tendevo trappole da brava cacciatrice dell'amore.
e come Diana, plin, tintatrice. Tutti gli uccellini cadevano fra le mie braccia. Sì, perché io li guardavo negli occhi mentre camminavano al mio fianco e gli facevo certe occhiatine languide. E se non bastava, certi sorrisetti languidi. E se non bastava, una mano al petto languida. Cascavano, cascavano, e come se cascavano. Adesso, sposato con quel tanghero di mio marito, me dolce più fra
potevi scordar. L'augello non c'è più. Interesse. Pensano solo a mangiare. Mi ha visto? Ma pensa. Malgrado lei, io mi sto divertendo tantissimo e sto mangiando. Tranquilli che ho mangiato, ho finito tutto quello a un buffet, poi all'altro buffet. E la festa però va avanti. Diciamo che più che prendere piede con quello che mi sono mangiato, prende zampone, proprio piede di porco, sì. Ma il mio piano va avanti, perché arrivano sia il conte Danilo che Anna Glavari. E Danilo non ha occhi che per Anna, e Anna non ha occhi che per Danilo, e poi lei, la signora Glavari, regala a tutti noi una bellissima romanza patriottica, La favola della bella Viglia. Che meraviglia, che meraviglia! Io sono sempre lì in attesa per un ballo, per un tra-
travel check, per quel prestito, per quello che volete. Beh, ah, che bello essere un pontevedrino quando... Una pontevedrina è così bella, è così romantica, eh? Le donne, le donne. Le donne ne sanno sempre una più del diavolo e noi uomini non capiamo più un cavolo. Ah, le donne! Cantiate anche voi con noi. Volete il bis? Sì! Prego, maestro! I soldi e si perdono i chiodi, ci credo, uno vorrebbe toccare ferro, porta bene, no, niente, niente. Ma insomma, le donne, le nostre principesse,
le nostre regine, anzi forse le nostre imperatrici. Sì. Ah, no, caro amico mio, per niente! Io protesto formalmente! Oh, ma che vedovella d'Egitto! Sono io la vera regina, sono io la regina delle operette! Io sono la vera stella! Perdonate, madame. Donna, che donna, Ma con chi ho l'onore di parlare? Ma come, non la conoscete? Lei è cielo, lei è musica, lei è ardore, lei è amore. E sbrigati! Il suo nome è Cincilla, lei è la mia amata e io la amo, la amo! E zitto, cretino! Perdonate, cosa desiderate? Cosa desidero? Essere riconosciuta ufficialmente come la regina di tutte le operette. A me sola aspetta quel trono. Io devo farmi valere. E per farlo io non temo certo nessuno. E sono disposta a cantarvela bene bene. Forse qui in ambasciata non mi sembra il caso. No. Sì, il caso. Proprio il caso che ci fece incontrare. Amore mio. Zitto, cretino. Io intendevo cantarvela, però, ecco, in senso artistico. Ah, con tutto l'arte, il mio ardore. Bravissima. Zitto, cretino. E se qualcuno tenterà di impedirmelo, io per protesta mi spoglio tutta nuda. Interessante, ma tutta, tutta nuda. Prego, qui in ambasciata siamo aperti ad ogni forma di protesta. Prego, faccia pure, no, signora. No, nuda no, sono gelosa. Zitto, cretino, no? Zitto, cretino, falla spogliare. E comunque non ce ne sarà bisogno, sapete? Zitto, cretino. Che peccato che non ce ne sarà bisogno. Perché l'arte trionfa sempre su tutto. Volete vedere? Se lo dite voi, prego, fate pure vedere. Porter, in posizione. Io mi allontano. Maestro, che uomo siete. Lo sai che è tanto vero? Prego. Quella pezza, quella pezza, è morta per amore. Quella bocca, anni che ti amo e ti adoro, e poi c'è scritto a pagina 11 del copione. Come mi piace questa scena. grazie che solidarietà femminile, soprattutto. Pre-
prego, ti prego, prego, maestro. Apertissimi, e potrei darle una mano perché c'è un quartierino di mia proprietà sua al piano di sopra. Se vuole può spogliarsi, io guardo per proteggerla. Zitto, cretino! Vieni, caro, vieni! Amore, caro, vieni! Andiamo! 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 Oh, grazie! Oh, grazie! Resto veramente così. L'amore, comunque sia, l'amore ci rende delle volte schiavi, delle volte vincitori. Ah, certo ne arriva di gente strana qui in ambasciata, eh? Mi spoglio nuda. Tanto qui siamo già in mutande, non c'è problema. Ma mentre penso questa cosa, arriva lei, la donna più importante per noi. Sì, sì, sua maestà, non la regina, la moglie del postino, la postina. E quando il postino non ha voglia di lavorare, porta lei i telegrammi. C'è un telegramma per me, e il telegramma non è per me, no. E niente po' di meno che per il mio diretto superiore, l'ambasciatore. Però posso sperare, no? Perché contorta com'è la burocrazia, questo telegramma indirizzato a lui potrebbe parlare del mio stipendio. Forse stasera mangio il mio stipendio. Io non sto più nella pelle, io mi autosquarto. Sì. Eccellenza! Barone! Eccellenza! 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 Che cosa c'è? È arrivato un coso. Ma cosa? Un coso che dice qualche cosa. Ma che cosa? Cioè, questo coso, che non so se sia cosa, è su qual... sopra ci sarà scritto qualche cosa, dirà pure qualche cosa, e non so se sia cosa, dirvi che cosa c'è, ma insomma dirà qualcosa. Cos'è? Questo coso. È un dispaccio urgente dal ministero. Perdonate, mi ero emozionato perché potrebbe essere il mio stipendio, eccellenza. No, è un telegramma che è cifrato e voi dovete decifrarlo. Ma non ho ripassato i codici. Quanti codici abbiamo all'ambasciata? Ah, questa la so, Ne abbiamo 5. E quali sono? IMU, TARES, IVA, ILOR, IRPEF. E che codici sono? Tassativi. Avanti, leggeteli. Subito, mio unico e solo. Cane Barbone. Cane Barbone, ma scusatemi, Agus, a chi indirizza il telegramma? A voi, eccellenza. E io sarei un cane barbone? Ah, no, perdonate, caro barone. No, ma come si fa a confondere un caro barone con un cane barbone? Ho sbagliato razza. Caro barone, purgatevi. Purgatevi? Eccellenza, volendo ci sono le prugne della California che sono fantastiche, oppure delle goccine o delle suppostine. Vi licenzio. L'avrei supposto. Ecco. Ah no, e preoccupatevi, caro barone, preoccupatevi. Ma che cosa fate? Onde. Evitare la fuga del capitone a Chiavari. E che cosa ci fa un capitone a Chiavari? Avrà le anguilline che lo aspettano. Ah no, no, del capitale a Glavari, la famosa città di Glavari, paradiso fiscale, le Cayman. Ma no, è il capitale di Anna Glavari. Mi interessa, avanti, andate avanti. Ma no, tornate indietro.
Diegus, ho detto andate avanti. Eccellenza, ma devo andare avanti o indietro? Avanti a leggere il telegramma, mi interessa. Ah, anche a me, poi qui diventa interessantissimo perché c'è una sigla a questo punto. S.M.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 
senza mutandine, come fu che lo so, capite la storia, spaghetto matriciana magari. E non potrebbe essere Sua Maestà? Ma non lo so. È Sua Maestà, Sua Maestà, detto S.M. che razza di soprannome, Sua Maestà attende notizie, zie famose, notizie. Ma no, notizie, tutto attaccato, una parola unica. Ah, se lo dite voi, unico, come il 7.30. Sua Maestà attende notizie, preoccupato vostra... impotenza! Mia impotenza? L'avrà detto vostra moglie, oppure Frufru, che lo so, no. Leggete qui che cosa c'è scritto. Nel risolvere. Ecco, ma come stava? Preoccupato della vostra impotenza. Perdonate, eccellenza, me l'ho fermata l'impotenza. Non ci si ferma l'impotenza. Però un controllino. Preoccupato della vostra impotenza nel risolvere. Ecco. Situazione circa i 100 maschioni. Bella. Eccellenza, mi avevano detto, ma non credevo. Voi così maschia, la pantera del Pontevedro. Dice la proprio 100 maschioni. Bella, ma no, così no. Maschia. Niegus, accanto a maschioni c'è l'asterisco. E quando c'è l'asterisco cosa vuol dire? Che sono surgelati. Ma no, che è un codice nel codice. Ah. Dice 100 maschioni per capire i 100 milioni di anagrammi. Oh, 100 milioni. Oddio, Niegus, mi sento male. C'è un notaio in sala, devo avere due anni di stipendio. Mi sento male, ho mal di testa, mi avete fatto diventare pazzo. Ho qui come due punte. Che spingono come per uscire. Beh, non vi preoccupate, eccellenza, perché vi usciranno presto. Volendo, c'è una buona medicina. E qual è? Cortison cornacetina. E chi la fabbrica? La Caproni. Ah, tenemene subito una fiala. Ti meglio una damigiana, Niegus. Che c'è? Guardate che ore sono. Subito, mio unico, mio sommo. Meno 20. Niegus, ho detto guardate che ore sono. Subito, mio unico, mio sommo. Meno 20. Ma meno 20 a che cosa? Non lo so, ho solo la lancetta lunga. Oh, Niegus. Adesso sono le 7:15. Ah, ritardo. No, tra 3/4 d'ora... saranno le 8. E là, nel padiglione... ah, quello bello illuminato. Stileremo la risposta al telegramma. Con stile, va. Niegus, andate subito ad avvisare il conte Danilo, ma mi raccomando. Un pesce, volete no. Un pesce? No. Palloncino. Acqua in bocca. No, meglio il vino. Deve essere un segreto diplomatico. Eccellenza, non è meglio un segreto babà? Niegus, ho detto diplomatico e basta. Vabbè, ma non siete per niente diplomatico. Diplomatico. È un grande uomo, sì, un grande politico, infatti arraffa tutto quello che c'è all'ambasciata, no? Un grandissimo politico con grandi idee per la testa e a giudicare da chi vedo arrivare, accompagnata anche da chi, non solo quelle in testa. Oh,
piace a me non puoi negar. Nell'oscurità silenzio mio. Fossimo in una favola, potremmo sicuramente dargli il ruolo dell'unicorno. Comunque sia, il destino non aiuta i due amanti, perché per sbaglio si danno appuntamento proprio nello stesso padiglione dove ci siamo dati appuntamento io, il barone Z e il conte Danilo. Quando il barone Z vilmente spia all'interno e vede Camillo de Rossillon con una dama non ben individuata, vuol creare scandalo perché spera di eliminare un pretendente alla mano della signora Glavari. E chiama tutti quanti. Oddio, il Pontevedro, l'onore del Pontevedro è in pericolo. Sì, perché se disonoriamo il nostro ambasciatore, tutto il Pontevedro sarà in onda di disonore. No, no, devo intervenire, finalmente capisco a cosa serve un cancelliere. A cancellare le prove di un tradimento. Devo trovare una dama per sostituire la moglie di Sua Eccellenza e trovo finalmente una dama libera. Ed è proprio lei, Anna Glavari, l'unica che ha il coraggio di prestarsi allo scambio. Quando tutti quanti intorno vedono uscire i due amanti segreti dal padiglione, scoppia lo scandalo. Il conte Danilo dà su tutte le furie e va via, decide di farla finita con la serata, sia chiaro, e va da scema Maxima a divertirsi con le sue donnine. E invece lei, Anna Glavari, è costretta a fare finta ma pubblica promessa di matrimonio con Camillo de Rossillon. Sì, l'onore del Pontevedro è salvo, sì, ma il mio stipendio no, e nemmeno la cara patria, andremo al fallimento. Ma basta, io non ne posso più, sono stressato. Tutta questa burocrazia mi stressa, non so se a voi piace la burocrazia, ma a me tantissimo. E io basta, ho bisogno di staccare un attimo. E cosa fa ogni disperato senza soldi? Beh, la sera va in giro a fare follie e nuovi debiti. Io stasera faccio il parigino, prego maestro. Città tutta splendida sarà, e la nobiltà passeggiando va per le strade e boulevard. Io senza pensar, non sapendo cosa far, alzo gli occhi al ciel, quante stelle ho i bo, brillano tutte per me. Statemi bene a sentir, riti che non posso dir. Stanotte faccio i parigi, vivendo tra signor, mi voglio avere dal mattino. Stanotte faccio i parigi e ricomincio la mia felicità. Vi risparmio lo stesso, non tiro su neanche le code del frac.
c'è sempre il mio papà. Chi non sogna non vivrà. Donne profumate, balli gran mangiate, questa è la vita che voglio fare. Ed allora, mie belle signore, che aspettate come qua? Che mi importa se squattrinato son, quel che accadrà si vedrà. Ancora perduto. State tranquilli, se riusciamo a farcela vi invitiamo anche a voi a una festa. Qui siamo forti per le feste. Infatti ne viene organizzata un'altra, di nuovo in stile francese. Non mangerò. L'ho chiesto al mio superiore, ma come mai siamo al fallimento e continuiamo a organizzare feste? E lui me l'ha insegnato l'ambasciatore italiano, è un trucco fantastico. Si va avanti, 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 facendo finta che non stia succedendo niente, e poi se arriva il patatrac e il popolo affamato ti ghigliottina, almeno ti sei divertito. Comunque sia, questa volta a organizzare la festa non è niente popò di meno che Sua Eccellenza, ma niente popò di meno che lei, Valenciennes, la moglie di Sua Eccellenza. Forse sarà felicissima dello scampato pericolo? Chi può dirlo? Ma questa festa a me serve, serve anche a Sua Maestà e serve finalmente per avere lo stipendio. E allora io ne approfitterò, ma intanto me la godo. E sì, perché Valenciennes, per divertirsi, invita qui in ambasciata direttamente dal Moulin Rouge bellissime, sensuali, affascinanti, delle vere grisette. E lei balla con loro. Fabulous, madame. Dovevo fermarmi qui a festeggiare con lei, cosa mi son perso? A proposito di feste, no, io un'altra festa non la spreco questa volta. E allora basta, ho deciso, prendo il toro per le corna, che oddio,
parlarne in amore. Insomma, vado lì dal conte Danilo e gli faccio: basta, conte Danilo, facciamola finita. Voi amate Anna Glavari, Anna Glavari ama voi, e quindi dichiaratevi. E no, mi fa il conte Danilo, perché ho paura che lei pensi che io lo faccia per i suoi milioni. Ah, aspettate qui che adesso ci penso io. Anna Glavari, pardon madame, scusate tanto se vi disturbo, stavate facendo qualcosa di... perché volevo dirvi una cosa, una cosuccia. Ecco, mi sembra, anzi sono certo, che il conte Danilo vi ami, e ho come l'impressione che anche voi siate un po' attratta da lui, scusate se mi permetto, solo che lui ha paura a dichiararsi perché non vuole che voi pensiate che lui lo faccia per i vostri milioni. Ah! Va la signora Glavari, il conte può star tranquillo, perché qualora io passassi a seconde nozze, perderei l'intera eredità. Anna! Fa il conte Danilo. Ma allora tu diventeresti povera, come me. Ma allora posso finalmente dirtelo. Anna, io ti... E come ogni volta che l'emozione è troppo forte, tace il labbro. Signora Glavari, no, perché è vero, allora io passassi a seconde nozze, perderei l'intera eredità, ma questa passerebbe tutta al mio secondo marito,
il conte Danilo Danilovic. E allora il lieto fine. E quindi gioia, felicità, amore, patria, stipendio. E quindi festa sia! Thank you.